Lui è uno dei cantautori più amati della musica italiana, una carriera lunga 30 anni, brani indimenticabili. Per capire di chi sto parlando, ve ne faccio ascoltare alcuni e intanto lo raggiungo dall'altra parte dello studio. Lascia che sia una favola mia, se credi che sei io. Adesso dove sei? Se è vero che ci sei e batti un colpo. Eccolo, Biagio Antonacci. Grazie per essere qui, Biagio. Una carriera lunga 30 anni, forse qualcuno in più, quindi non so quante canzoni tu abbia scritto, interpretato, cantato, suonato. Ce n'è una che hai nel cuore, lo so, te l'hanno chiesto tante volte. Beh, sicuramente la canzone che mi ha permesso di fare solo l'artista, solo il cantautore, che è Liberatemi. Ah, che bello. Che è la canzone che cercavo per vivere solo del mio lavoro. E comunque segue anche una tematica molto moderna, che sono passati 30 anni, infatti a settembre praticamente compie questi famosi 30 anni. E nella quale ci si può identificare, perché ognuno di noi ha sempre qualcosa da cui vorrebbe essere liberato e lasciato andare. Assolutamente, poi diventando più grandi si cerca la consapevolezza, che secondo me è ancora più importante della libertà. È vero. Le immagini che vediamo qui sono quelle di Jesolo. Ieri sera a Jesolo, sei sì. Tornato in tour, finalmente, dopo tre anni. Non ti chiedo dove sei stato questi tre anni, perché la musica è stata fermata e dunque tutti voi non avete potuto. Ricominci, 9 date nei Palasport, martedì a Roma. Com'è stato rincontrare... Energia. Ho capito che il pubblico, la gente ha bisogno di energia, perché noi parliamo di grandi crisi, giustamente, energetiche, materiali, che sono appunto il gas, la corrente elettrica, ma non ci accorgiamo che manca proprio l'energia dell'anima anche, che c'è una crisi enorme. E nei concerti questa cosa la senti, la percepisci, perché la gente vuole solo stare bene, vuole recuperare energia. La voglia e il desiderio. C'è una grande voglia, bisogna investire molto anche su un'energia che ruota attorno all'anima. Grazie. In bocca al lupo allora. Chiudiamo insieme questo TG. Grazie per essere stati con noi. Vi auguro una buona serata.